penso che un attore in scena debba darsi, cioè, sì, penso che debba uscire dalle prove sudato, non che sudato ti sei mosso come un pazzo, che tu hai dato veramente tutto, quello che potevi dare in quel giorno, pure se eri stanco e se non avevi nulla da dare, però quel poco che hai dato lo hai dato fino in fondo. Claudio Santamaria si presenta così agli studenti dell'Università La Sapienza di Roma, animato dalla sua passione per la recitazione, privo di inibizioni e cercando il confronto con i giovani. L'attore è stato ospite del primo Ateneo di Roma nell'ambito dell'iniziativa Teatro Trenta e Lode e ha presentato insieme al regista Juan Diego Puerta Lopez il suo ultimo spettacolo teatrale, La notte poco prima della foresta, tratto dal delirante testo di Bernard-Marie Coltès. Perché la scelta del testo di Coltès? Perché secondo me è un testo molto forte, molto attuale, e parla di un immigrato e oggi come oggi è un tema molto attuale, anche se sempre ha assistito all'emigrazione. E mi piace molto perché da immigrato è un modo di come raccontare l'immigrazione attraverso un contesto metaforico, poetico. Claudio, com'è stato interpretare un personaggio così particolare come quello di Coltès? È stato un percorso di prove molto intenso ed è un percorso molto intenso da fare, quindi stiamo ancora sperimentando ogni sera uno spettacolo diverso, quindi cerchiamo di... è un testo talmente complesso e ha una scrittura così contemporanea e spiazzante che è ancora in prova per me lo spettacolo. C'è un messaggio politico, c'è una grande possibilità per un attore di sperimentare tantissime cose, di scoprire tante cose anche di sé. Un soliloquio intenso di un personaggio che sfoga la sua solitudine ad un immaginario interlocutore che si identifica con il pubblico, che cerca disperatamente compagnia in un mondo che lo ha lasciato solo, straniero in terra straniera. Qual è secondo te la differenza più grande tra il fare cinema e fare teatro? Secondo me è più difficile il cinema, in qualche modo, perché tu hai... non hai... magari puoi iniziare a fare dell'ultima scena, non inizi... E come dire, a teatro tu inizi a fare le prove e pianti un seme insieme al regista e sei, diciamo, l'artefice di quell'opera. Al cinema magari arrivi su un set 2 settimane prima di un film ed è già stato tutto deciso, le scene, le scenografie, entri in un posto che ti dicono questa è casa tua e non ci sei mai stato. Com'è lavorare con Claudio Santamaria? Ti dà grandi soddisfazioni perché è un attore molto umile, che ha dato tutto. E questo è importante nel rapporto tra un regista e un attore, sapere che un attore ha fiducia in te e che riesce a rischiare su un percorso come questo, che comunque non è facile, però alla fine ti cambia dentro. Molto bello è stato lavorare con lui. Un incontro che ha dato il via a un dibattito intenso che ha permesso all'interprete di farsi conoscere e di dare un saggio di cosa vuol dire essere un attore. Santamaria ha raccontato il suo percorso, dall'esperienza come doppiatore fino alla consacrazione di Romanzo criminale e all'indimenticabile interpretazione televisiva di Rino Gaetano. Io ho iniziato facendo una scuola, avevo 16 anni, mi interessava un po' il doppiaggio. Dopo il liceo ho fatto un'altra scuola di recitazione. C'era una compagnia all'interno di questa scuola e io insieme a altri amici attori ci adattavamo a fare qualsiasi cosa, il consiglio non so se è questo, ma insomma noi facevamo gli assistenti per uno spettacolo, poi abbiamo fatto iniziavamo a fare dei ruoli negli spettacoli, andavamo in giro, montavamo la scenografia da soli. Sicuramente farsi le cose da soli all'inizio, perché vedo a volte che magari nelle scuole snobbano dei ruoli piccoli, no? Cosiddetti piccoli, ma che in realtà sono dei ruoli minori all'interno dell'importanza di un'opera, ma che sono comunque importanti.